greco o cipriota, cipriota contemporaneo. E quindi grazie Giancarlo, a te la parola. Ringrazio José per averci coinvolto in questa bellissima serata. È sempre bello operare insieme per questi argomenti. Ringrazio anche Franca per il ritratto che ci ha regalato di questa donna straordinaria, una donna che è apparentemente dimenticata, ma che invece continua a mantenere desto l'interesse non solo degli intellettuali, ma anche del popolo, come hai detto tu e come vorrei adesso brevemente, brevissimamente dimostrare. Questo breve il mio intervento è basato sul principio ispiratore di tutta la nostra attività del dopolavoro filellenico, cioè quella di osservare dal punto di vista diacronico lo sviluppo della cultura, della civiltà, della lingua greca dal passato, dall'antichità a oggi. E proprio secondo questo spirito abbiamo pensato di dedicare a Ipazia una poesia appunto di un autore, di un poeta greco-cipriota. Nel 2018, faccio una brevissima storia per raccontare gli antefatti. Nel 2018 il dopolavoro filellenico ha partecipato e ha contribuito ad una raccolta di fondi creato dall'Università di Palermo per dare la possibilità ad alcuni studiosi di tradurre alcuni testi di letteratura greca moderna e di pagare le spese di pubblicazione. Le traduzioni erano su base di volontariato, ma la pubblicazione ovviamente doveva essere ripagata. L'iniziativa era della professoressa Ines Di Salvo, docente di neogreco all'Università di Palermo, che aveva proposto questa attività e quindi aveva avviato una raccolta di fondi a cui come associazioni noi avevamo partecipato, avremmo avuto poi uno dei testi tradotti nel corso di questa attività. L'operazione è andata in porto solo parzialmente per diversi motivi, non ultimo la scomparsa imprevista, immatura della professoressa Ines Di Salvo e quindi le cose non sono andate come previsto. Noi sapevamo che fra quei testi che dovevano essere tradotti ce n'erano due del poeta cipriota Kyriakos Karalambidis, un poeta vivente nato nel 1940 a Cipro, tra l'altro nella Cipro turca, nella Cipro occupata. Un grande paragonato per profondità di temi, per ispirazione poetica a Costantino Scavafis, quindi pur essendo ancora vivente ha già questa sua fama. E tra le poesie di questo Karalambidis c'era una poesia dedicata appunto a Ipazia. E allora nei giorni scorsi abbiamo saputo che alcuni di quei libri che facevano parte di quella raccolta sono stati nel frattempo tradotti con altre fonti, in altre maniere, ma non quelli di Karalambidis. E lo stesso però abbiamo chiesto alla traduttrice Maria Antonietta Sorci, che faceva parte di quel gruppo, se poteva farci avere il testo di Ipazia di Karalambidis. Tra l'altro Maria Antonietta Sorci, presidente dell'Associazione di Cultura Classica di Palermo, tra l'altro. Ce l'ha mandato con molto piacere e io personalmente mi sono messo subito a tradurlo perché non esiste in italiano questo testo. Poi abbiamo pensato invece che per onorare meglio questa serata avremmo potuto chiedere a una traduttrice professionista di realizzare questo lavoro. Allora ci siamo rivolti a una nostra amica, abbiamo affidato la poesia a una poetessa, traduttrice, ma anche poetessa ella stessa, cipriota, anche lei, vive in Italia, è presidente dell'Associazione dei Ciprioti in Italia, quindi una personalità anche molto interessante. L'anno scorso era venuta a far visita alla nostra associazione, avevamo avuto una piacevolissima serata insieme, Alexandra Zampa. La sua risposta è stata entusiasta, fra poco vedremo, spero di riuscire a farlo partire e ascolteremo anche il filmato che ha realizzato per questa serata in esclusiva, perché ripeto non esiste il testo in italiano, con la regia della figlia Nefeli Misurata.
Dal punto di vista diacronico mi piace sottolineare l'interesse di un poeta moderno, vivente, contemporaneo, cipriota, quindi anche vicino culturalmente, geograficamente all'area alessandrina, su una figura di cui, come abbiamo detto, anche Raffaello nel corso poi del tempo, probabilmente, forse non si tratta di Pazzi, forse si tratta di altre figure, però nel tempo è stata trattata anche nell'affresco delle Stanze Vaticane. Prima del breve video, però, ancora dal punto di vista proprio popolare, vorrei farvi vedere una fotografia che ci ha segnalato la nostra socia Paola Cavallo di un murale in uno dei vicoli di Napoli, una stradina di Napoli, quindi più popolare di così penso che non ci sia, della nota pittrice conosciuta come MP5, è una sigla, non sono riuscito a capire a quale nome faccia riferimento, che in una strada dei quartieri popolari nel 2018 ha omaggiato Ipazia con una attualità che definirei meravigliosa, se riesco a trovare. Questo è il murale di Napoli, e quindi ripeto, è un omaggio popolare. Invece l'omaggio intellettuale è questo brevissimo filmato, sono due minuti, dedicato dalla nostra amica poetessa Alexandra Zambà. Spero che si senta, non so. Ah, grazie, io non mi posso. Torna indietro.
Ipazia, Ipatia, mentre andava a studiare certi libri sulle navi, per tempestiva consegna al capitano, il quale entro un paio di giorni salpava, quale angelo malvagio armò la sua mano con conchiglie marine, la trascinarono dal suo carro, la lacerarono, la scorticarono, la bruciarono nell'ebbrezza dell'amore per Cristo, posseduti dalla passione di demolire la conoscenza e la scienza dei pagani. Il santo che li puncolava e li eccitava aveva di certo serie ragioni per gioire, e ballava e cantava dentro di sé l'anima, come se si stesse per sposare il ritmo di una donna girovaga che apriva le vele dopo anni dall'invasione e la perdita del marito. E ballava e cantava e scherzava in mille modi, felice di vivere. In ogni modo, sappi che per questo motivo venne Cristo in terra, per la gioia, l'evangelizzazione. Dobbiamo capire quanto sia importante la tolleranza e il rispetto degli altri, altrimenti quei famosi monaci, un centinaio della mitra, erano dei pazzi, dei fanatici, addirittura non si lavavano per essere dei cristiani perfetti, quello è per paranoia, abbiate pazienza. E il rischio c'è sempre, e quindi il discorso è attuale, è attualissimo. Oggi abbiamo il fanatismo islamico, i fanatici sono persone che tagliano la gola. Infatti Franca c'era andata in pieno, avete notato i pro e i contro, chi dice cosa, chi dice... E poi Ida, da filosofa, ha considerato questo personaggio interessante, affascinante, e Giancarlo ci ha arricchiti con questa... Io non conoscevo assolutamente questo poeta greco, riconosco questa ignoranza. Allora, torno a dire quello che ho sempre detto, scritto e ripetuto: la città Taranto è una città viva e ricca di belle intelligenze e di grandi studiosi. Noi a volte ascoltiamo studiosi che vengono da Milano, da Roma, e forse qualche volta rimaniamo anche un po' delusi, ma in questa città ci sono studiosi veramente di alto lignaggio, fatemelo dire, e quindi è giusto metterli in luce, ascoltarli, non fosse altro che per sentirci consolati e meno soli. E a proposito di belle cose, di belle intelligenze, vi ricordo il prossimo appuntamento della Dante, il 29 giugno, siete tutti invitati alla nostra festa, la giornata della Dante a Palazzo di Città, proprio nel cuore della città, e con i ragazzi di Liceo Archita. È una manifestazione che è stata organizzata dai nostri soci, la prof Stefania Danese e il prof Antonello Serra del Liceo Classico Archita. Bene, allora ci vediamo giorno 29 alle 5 di Mario. Prego. Ci sono interventi, se qualcuno vuole intervenire avremo piacere.